qui al Salone di Torino 2024 sono tantissime le novità portate dal gruppo DR tra modelli e nuovi brand, e tra le anteprime più interessanti c'è sicuramente il brand Tiger, che proprio qui all'ombra della Mole debutta dal vivo davanti al pubblico e che adesso vi racconto assieme a tutti gli altri nuovi modelli che ha portato qui il gruppo molisano. Ma andiamo in ordine di apparizione, o meglio di esposizione, qui a Torino, e partiamo con la Tiger 6, un SUV medio di 4,62 metri, mosso dal classico 1500 del gruppo molisano, da 177 cavalli e abbinato alla trazione anteriore e al cambio doppia frizione a 7 rapporti. Vedete uno stile abbastanza sportivo e aggressivo, con dei sottili gruppi ottici in posizione rialzata, con questa firma a L, e invece una mascherina in posizione ribassata che abbassa proprio visivamente il SUV Tiger, che poi dopo ha forme molto classiche, non ha linee da coupé, così da non penalizzare la capacità interna sia per quanto riguarda l'abitacolo sia per quanto riguarda il bagagliaio, con delle maniglie ancorate nella parte anteriore che poi dopo scompaiono e affogano nelle portiere per non penalizzare il CX, e un posteriore che riprende in buona parte la firma anteriore luminosa, con delle luci molto sottili che corrono lungo tutta la larghezza della parte posteriore. E vediamo gli interni, che sono in linea con quanto vediamo ormai sulle auto più moderne, con un monitor touch a mo' di tablet ancorato qui sulla parte superiore della plancia per il sistema di infotainment, e poi invece un altro monitor per quanto riguarda la strumentazione digitale. I tasti fisici sono praticamente ridotti al minimo, praticamente non ci sono. C'è il selettore per la trasmissione, e poi mi piace questo, il tunnel centrale che è quasi flottante sopra la parte inferiore, dove c'è un ampio porta oggetti. E la Tiger, il SUV Tiger, la 6, è appunto proposta con motorizzazione benzina. Poi ci sarà naturalmente anche il GPL, che è motorizzazione sempre apprezzata, specialmente in Italia, e il prezzo, vedete, parte da 30.900 euro. Poi qua invece abbiamo la seconda novità, il SUV più grande della lineup di Tiger, Tiger 8, mosso anche lui dal 1500 benzina da 177 cavalli, con uno stile che riprende quello della sorella minore, con dei sottili gruppi ottici anteriori, con una linea luminosa che li unisce qui sul frontale, e poi una mascherina decisamente importante nella parte inferiore. Abbiamo ancora una volta le maniglie a scomparsa, ma non più ancorate nella parte anteriore, ma con il doppio ancoraggio nella portiera, che anche loro scompaiono quando si è in marcia. E per quanto riguarda il posteriore, ancora una volta una firma luminosa particolarmente sottile. Cambiano invece tanto gli interni, almeno per quanto riguarda la plancia, perché abbiamo un'impostazione alla Mercedes classe A, classe B, quindi con un unico pannello che integra due monitor per strumentazione digitale e sistema di infotainment. E poi anche qua abbiamo praticamente zero pulsanti fisici. Qua abbiamo un terzo monitor, come abbiamo visto anche su alcuni modelli Sport Equip, per gestire climatizzazione e altre funzioni secondarie, mentre nella parte inferiore abbiamo la piastra per la ricarica a induzione dello smartphone. E per quanto riguarda lo spazio, direi che è decisamente molto buono. Non ci sono i valori per quanto riguarda la capacità del bagagliaio. Una nota: purtroppo l'apertura, che è chiaramente elettroattuata, è in basso, quindi non è coperta, quindi in caso di fango ci si rischia di sporcare le mani. Però vedete un vano di carico decisamente regolare nelle forme, con tutto quello che serve, con la presa di ricarica 12 volt, l'illuminazione e appunto, come detto, il comando elettrico per apertura e chiusura del portellone. Adesso passo dietro lo stand di Tiger per farvi vedere l'ultima novità, che è la Tiger 7. Siamo ancora di fronte a un SUV lungo 4,6 metri, per cui bene o male siamo
a 2 cm meno rispetto alla Tiger 6, con un frontale che riprende lo stile di famiglia, con sottili gruppi ottici uniti da una striscia luminosa, e appunto il motore è sempre il 1500, benzina da 174 cavalli, quindi siamo a 3 cavalli in meno rispetto alle altre due proposte. Non ve l'ho fatto vedere prima, ma ve lo faccio notare adesso: mi piace molto il logo Tiger. E un'altra differenza estetica, al di là dei dettagli, sono anche le maniglie, che non sono a scomparsa, e anche la firma luminosa, che è sempre a LED, è leggermente più alta ai lati e poi ancora raccordata da una altra striscia luminosa, mentre gli interni riprendono quelli della 8, ancora una volta con un unico pannello per strumentazione digitale e sistema di infotainment, con ancora pochissimi comandi fisici, perché tutto quanto viene gestito dal sistema di infotainment, e qua abbiamo ancora una volta un generoso vano portaoggetti. E per quanto riguarda lo spazio, comunque mi sembra sempre molto molto buono. Il prezzo per quanto riguarda la Tiger 7 è di 32.900 euro, mentre invece, mi ero dimenticato di dirvelo, ma recupero subito, la Tiger 8 parte da 34.900 euro. Manca qua a Torino la Tiger 9, che è il monovolume della famiglia del nuovo brand del gruppo DR. Ma come detto, le novità non finiscono qui. Il gruppo DR porta al debutto qui a Torino anche l'ICHX K3, un fuoristrada di 4,78 metri, che però, a differenza del K2 che avevamo visto per la prima volta al Salone di Milano un anno e mezzo fa, non è su un telaio a longheroni, per cui non è un telaio specialistico, però comunque promette delle buone performance in fuoristrada, chiaramente grazie alla trazione integrale, che è una trazione che di base è anteriore, ma grazie a un differenziale centrale può passare immediatamente la coppia motrice, anche le ruote posteriori, in caso di necessità, e chiaramente può anche essere bloccato manualmente se ci si trova ad affrontare situazioni particolarmente complesse. Il motore è un 2000 benzina da 245 cavalli, e vedete appunto lo stile però è molto boxy, come si conviene a un classico fuoristrada, con una luce da terra decisamente importante, se non sbaglio siamo intorno ai 20 cm poco più, e anche un posteriore tipico da fuoristrada, come ci ha insegnato ad esempio la Mercedes classe G. Una cosa che a me continua a non piacere, soprattutto visto che questo è un fuoristrada, comunque un SUV, visto che la piattaforma quella è anche da città, è il portellone che è ancorato al lato destro, per cui in città non è particolarmente agevole se ci sono auto parcheggiate al posteriore e un vano di carico abbastanza generoso nella volumetria, con forme che sono irregolari qua ai lati perché ci sono i passaruota. E vi faccio vedere anche al volo l'abitacolo, con un'impostazione decisamente moderna, con una strumentazione 100% digitale messa in questa cornice, e poi un grande monitor centrale per il sistema di infotainment. E qua abbiamo giusto il comando per la trasmissione e il rotore per selezionare le varie modalità di guida. Poi vedete, l'arredamento è molto fuoristradistico, come ad esempio le maniglie porta avvitate con le viti a vista sul pannello, i due maniglioni qui sul tunnel centrale, però a differenza ad esempio del K2 il tetto è fisso, quindi non si può togliere la capottina. E questa è la versione un po' più fuoristradistica come impostazione, per cui vedete ci sono ad esempio le maniglie sul tetto, mentre questa invece è la versione con uno stile più da SUV, quindi appunto perde le maniglie sul tetto, i cerchi sono più grandi e ha un disegno differente rispetto all'altra K3, il cui prezzo parte da 48.500 euro.
Novità anche per il brand Evo, e iniziamo con la Evo 6, un SUV di 4,56 metri, mosso anche lui dal classico 1500 del gruppo molisano, disponibile sia in versione benzina sia in versione benzina GPL, con potenza rispettivamente da 176 e 167 cavalli. Vedete un aspetto sempre molto sportivo che si discosta dallo stile classico che siamo stati abituati a vedere sui modelli Evo, con questi sottili gruppi ottici a sviluppo orizzontale e poi dopo questi invece a sviluppo verticale, con questa parte in plastica scura che propone questo stile, a questo disegno a boomerang. Adesso mi sposto, vedete comunque anche un frontale che poi dopo va a stringersi, cioè una parte frontale sì, che va a stringersi verso il muso, con una mascherina ancora posizionata in basso, così schiaccia l'aspetto dell'auto. Un prezzo che parte da 29.900 euro, appunto, per un SUV compatto con forme regolari e un posteriore che riprende un po' quello che è lo stile che abbiamo visto anche su Tiger e su altri modelli, con questa illuminazione coast to coast LED decisamente sottile e degli interni che anche loro riprendono quanto abbiamo visto prima sui modelli Tiger, quindi con quest'unico pannello per strumentazione e sistema di infotainment, e qua invece abbiamo due rotori classici fisici per gestire la climatizzazione, pochi comunque pulsanti fisici e il selettore del cambio, e ancora una volta questo comodo vano porta oggetti. E per quanto riguarda lo spazio, mi sembra comunque molto buono. Vedete anche una nota di merito per la Evo 6, con le bocchette della climatizzazione e la presa di ricarica USB. E poi dopo invece, per quanto riguarda il bagagliaio, anche qui siamo su valori che bagagliaio che non si apre, mannaggia, siamo su valori dai 480 litri se non sbaglio fino a 1400 e oltre, quindi comunque uno spazio leggermente inferiore alla media del segmento, però comunque buono e a prova di famiglia. E mi giro per l'altra novità presente qui al Salone di Torino, ovvero la Evo 8, un SUV invece lungo 4,71 metri, per cui siamo sul segmento dei SUV, con un frontale che cambia molto sia dalla Evo 6 sia dal resto della gamma, con questa illuminazione con questa firma AC che poi dopo va a boomerang, che a me piace particolarmente, e questa mascherina decisamente elaborata. E abbiamo poi, come abbiamo visto anche sui modelli Tiger, le maniglie a scomparsa, e però ancora una volta un disegno molto regolare, quindi che non sfocia nel mondo dei SUV coupé per non andare a penalizzare l'abitabilità. E i gruppi ottici posteriori riprendono un po' questo disegno a boomerang del frontale. E invece per quanto riguarda gli interni, sono nettamente diversi rispetto a quelli della Evo 6. Abbiamo un pannello per la strumentazione 100% digitale e un grosso monitor centrale sistemato in posizione ribassata per il sistema di infotainment. Qui i comandi fisici sono ridotti veramente all'osso, perché tutto si comanda appunto dal monitor centrale. E adesso vi faccio vedere, faccio un giro, perché appunto, come detto, qua c'è veramente tanta gente anche a livello di spazio, comunque decisamente non manca, con i sedili che si possono abbattere in configurazione 40-60. E il prezzo della Evo 8 parte da 32.900 euro. E poi c'è la Evo Spazio, che non è solo il primo modello del brand a non presentare un numero nel nome, ma è anche la prima monovolume della casa del gruppo DR. Siamo davanti a un modello lungo 4,85 metri, mosso da sempre dal solito classico 1500 del gruppo, disponibile sia in versione solamente benzina sia in versione GPL, con forme assolutamente regolari per non compromettere lo spazio interno. Spazio molto buono, con un arredamento classico,
con pochi pulsanti fisici rimangono i classici rotori per la climatizzazione, e purtroppo il bagagliaio è chiuso, per cui non ve lo posso far vedere, ma vi dico che ha una capacità che va da 80 litri quando si viaggia in 7 a 800 quando si viaggia in 5, poi chiaramente a crescere. Qua siamo davanti alla versione 6 posti, quindi con due divanetti singoli in seconda fila, con una molto buona cura per i dettagli. Abbiamo anche le bocchette dell'areazione con i comandi per la temperatura, e poi dopo strumenti comodi come ad esempio il comando per il sedile anteriore, così da spostarlo direttamente dalla seconda fila. E invece la terza fila, questi classici sedili con un disegno ben più piccoli rispetto a quelli di prima e seconda fila, che una volta che si abbattono scompaiono sotto il vano di carico, e vedete il disegno è decisamente regolare, perché appunto chi compra un monovolume ha bisogno di tanto spazio. E il prezzo della Evo Spazio parte da 30.900 euro. Novità anche per il brand Sport Equipe, più sportivo del gruppo DR, che qui a Torino porta la rinnovata Sport Equipe 6, un SUV lungo 4,59 metri. Vedete, appunto, è stato completamente ridisegnato il frontale rispetto alla versione precedente, con i gruppi ottici divisi in due, la firma luminosa affidata a queste sottili luci in posizione rialzata, mentre invece poi i proiettori LED sono qua in posizione ribassata, e questa mascherina sempre decisamente molto importante. E vedete anche un cofano che va a scendere verso il muso, e ritroviamo, come anche sui modelli Evo che abbiamo visto prima, questa firma, questo elemento a boomerang qui sul frontale. Il motore è il 1.6 benzina da 200 cavalli, e vediamo anche la fiancata con le praticamente sempre presenti maniglie a scomparsa nelle portiere, e ancora una volta i gruppi ottici posteriori che riprendono leggermente l'andamento del frontale, e che però non sono unite da un elemento luminoso per dare vita a una illuminazione costo-costo. Adesso mi muovo per andare a farvi vedere anche l'interno, con questo stile decisamente moderno. Vedete, abbiamo la strumentazione 100% digitale dietro il volante, e un grosso monitor in posizione rialzata per il sistema di infotainment. E qua vedete, appunto, approfittiamo del fatto che il monitor si è acceso, ci sono tutte le funzioni possibili e immaginabili, con una grafica che ricorda leggermente il mondo Tesla, quindi una grafica che riprende un po' anche il mondo dei tablet. E vedete, anche la climatizzazione è affidata ai comandi touch, infatti i comandi fisici sono praticamente assenti, e con il bracciolo che continua e poi è sospeso permette di avere un generoso porta oggetti inferiore. E poi dopo abbiamo anche qua, a livello di spazio posteriormente, direi che è decisamente buono. E poi abbiamo ancora le bocchette dell'areazione con la presa USB per ricaricare i propri device. E il prezzo della Sport Equipe S6 parte da 32.900 euro. Altra novità, altro restyling, è invece per la Sport Equipe 7. Vedete qua invece i designer sono andati più leggeri sul frontale, con sempre questa ampia mascherina classica del brand Sport Equipe, e con i gruppi ottici sempre a sviluppo orizzontale, e questi quattro elementi invece a sviluppo verticale. Siamo davanti a un SUV di 4,72 metri, per cui siamo nel pieno del segmento D, con un design che segue la funzione, che è quella di trasportare passeggeri e bagagli in gran quantità, quindi appunto una linea del tetto che corre sempre orizzontale al terreno, e un posteriore classico con i gruppi ottici uniti da una linea luminosa, gruppo ottico che fuoriesce dai volumi della carrozzeria. Qua invece le maniglie non sono a scomparsa nelle portiere, e l'impostazione degli interni è anche questa classica,
con quindi questo pannello per strumentazione digitale e il sistema di infotainment, e con poi dopo invece questo terzo monitor per gestire climatizzazione e altre funzioni. Poi qua abbiamo alcuni pulsanti fisici e poi l'ormai immancabile porta oggetti inferiore, e trovandoci davanti a un SUV di grandi dimensioni il tema spazio è decisamente importante, spazio ben sfruttato. Vedete quanti centimetri ci sono per le gambe di chi siede dietro, e cosa importante, il divanetto che può scorrere, e poi ancora una volta le bocchette della reazione e varie prese di ricarica. E voi cosa ne pensate del nuovo marchio Tiger e di tutte le altre novità del gruppo DR? Chiaramente parliamone come al solito qua sotto nei commenti.